Uno dei versetti della Bibbia che i testimoni di Geova usano molto, lo troviamo in Giovanni capitolo 14, versetto 28. Come voi sapete, i testimoni di Geova negano la divinità di Gesù Cristo, cioè loro non credono che Gesù Cristo sia Dio onnipotente. Per i testimoni di Geova, Gesù Cristo sarebbe un Dio minore. O, come dicono loro, un angelo creato da Dio. E loro vi prendono, per esempio, la scrittura di Giovanni, capitolo 14, versetto 28, dove leggo dalla traduzione del Nuovo Mondo: avete sentito che vi ho detto vado via e torno da voi. Se mi amaste, sareste felici che vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. La vecchia edizione della traduzione del Nuovo Mondo traduceva questo versetto: il Padre è maggiore di me. Adesso traduce la traduzione del Nuovo Mondo, come traducono anche altre Bibbie, altre traduzioni, traduce: il Padre è più grande di me. Secondo i testimoni di Geova, questo versetto dimostrerebbe che Gesù Cristo sia inferiore al Padre. Ma vediamo, come anche ho spiegato in altri video che trovate sempre su questo stesso canale, che Gesù Cristo non può essere inferiore al Padre, perché, per esempio, in Giovanni capitolo 5, versetto 18, noi leggiamo che i farisei cercavano di uccidere Gesù, di lapidarlo, perché dice lui chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Quindi Gesù Cristo si faceva uguale a Dio proprio perché Gesù Cristo è Dio. E in Giovanni, per esempio, 1:1 si legge che la parola che si è fatta carne, la parola era presso Dio e la parola era Dio. Tanto che Tommaso, quando vide Gesù risorto dai morti, cosa gli dice Tommaso? Ecco, lo leggiamo dalla stessa traduzione del Nuovo Mondo, in Giovanni capitolo 20, il versetto 28. Tommaso gli disse: mio Signore e mio Dio. Quindi Tommaso riconobbe e riconosceva che Gesù Cristo è Dio. Ma ci sono tanti passi che io ho esaminato spesso nei miei video, e qui ho diverse traduzioni, potete consultare a casa questi versetti, leggere dalla Luzzi, dalla Diodati, dalla Bibbia Cei, Gerusalemme, dalla Riveduta, dall'edizione Paoline. E per esempio, se leggete 1 Giovanni capitolo 5 versetto 20, lì dice chiaramente che Gesù Cristo è il vero Dio e la vita eterna. Oppure Apocalisse capitolo 1 versetti 7-8, lì si parla di Gesù Cristo che viene e che ogni occhio, dice la scrittura, lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo hanno trafitto. E dice la scrittura: io sono il Signore Dio l'Onnipotente, colui che viene. Questo lo potete leggere in Apocalisse capitolo 1, versetto 8. Purtroppo la traduzione del Nuovo Mondo è una Bibbia falsificata, è una traduzione che è stata manipolata ed adattata alla dottrina geovista. Così che se voi leggete quindi questi passi di 1 Giovanni 5:20, lo trovate leggermente modificato. E se leggete Apocalisse capitolo 1 versetto 8, lì al posto di Signore, che è riferito a Cristo come Dio onnipotente, nella traduzione del Nuovo Mondo voi purtroppo troverete scritto Geova. Quindi qui nasce poi l'inganno che per i testimoni di Geova solo Geova è onnipotente e Gesù Cristo invece non è onnipotente. Ma questo è falso, perché Apocalisse capitolo 1 versetto 7, versetto 8, lì non si sta parlando di Geova, ma si sta parlando di Gesù Cristo,
che viene chiamato il Signore Dio Onnipotente, colui che deve venire e che ogni occhio lo vedrà. Io comunque ho trattato queste informazioni, adesso ve l'ho un po' brevemente esposte, ma queste scritture le ho ampiamente trattate in altri video che trovate sempre su questo canale YouTube. Oggi mi voglio concentrare nello spiegare appunto questa scrittura di Giovanni capitolo 14, il versetto 28 che abbiamo prima letto, dove Gesù dice il Padre è più grande di me o il Padre è maggiore di me, come traduceva la vecchia edizione della traduzione del Nuovo Mondo. Questo passo chiaramente non vuole dire che Gesù Cristo sia inferiore al Padre, perché qui ad esempio la parola usata in greco è la parola meizon. Quindi non viene usata la parola kreiton, che significa di stato, cioè di qualità inferiore, ma qui viene usata la parola meizon, che indica una condizione, cioè uno stato inferiore. Quindi guardate bene. Tenete bene in mente queste due parole. Qui l'Apostolo Giovanni non usa la parola creiton, cioè per indicare che Gesù Cristo sia una creatura di qualità inferiore a Dio, ma qui viene usata la parola greca meizon, che indica uno stato inferiore, che ora vedremo perché Gesù dice che è meizon, cioè che è di stato inferiore al Padre. Proprio per questo motivo, perché Gesù Cristo si era fatto uomo. Infatti, se leggiamo la scrittura di Filippesi, capitolo 2, i versetti che vanno da 6 fino a 9, io leggo dalla Bibbia edizione Paoline. Allora, Filippesi, capitolo 2, versetto 6. Dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti che erano in Cristo Gesù. Egli, pur possedendo la natura divina, non pensò di valersi della sua eguaglianza con Dio, ma preferì. Vedete qui, quindi la scrittura si parla dell'uguaglianza di Cristo con Dio. Cioè Gesù, prima di farsi uomo, prima di spogliarsi della sua divinità, Gesù Cristo era Dio, era uguale al Padre, uguale a Dio, perché Giovanni 1,1 dice appunto: la parola era presso il Padre e la parola era Dio. Quindi la scrittura dice che Gesù Cristo, pur possedendo la natura divina, non pensò di valersi della sua uguaglianza con Dio, ma preferì annientare se stesso, prendendo la natura di schiavo, perché appunto Gesù si fece uomo, e diventando, dice, simile agli uomini. E dopo che ebbe rivestito la natura umana, umiliò se stesso ancora di più, facendosi obbediente fino alla morte, anzi fino alla morte di croce. Questo è molto importante comprendere quello che ha fatto Cristo. La scrittura non afferma che Gesù Cristo, prima di essere uomo, era inferiore al Padre, perché Giovanni 1,1 dice chiaramente che la parola che era presso il Padre nel principio era Dio. E quindi, come vi ho citato prima delle scritture, 1 Giovanni 5,20 dice che Gesù Cristo è il vero Dio e la vita eterna. Oppure Isaia capitolo 9, versetti 5-6, dove lì leggiamo che Gesù Cristo è Dio potente, è Padre eterno, è il principe della pace. Quindi le scritture dicono chiaramente che Gesù Cristo è Dio. O Apocalisse 1,8 dice che Gesù Cristo è il Signore Dio onnipotente. Quindi prima di farsi uomo, Gesù Cristo era uguale al Padre. Cioè la sua natura era divina.
E qui dice che quando Cristo si è fatto uomo, lui si è spogliato della sua divinità, perché appunto si è fatto uomo. E egli, dice la scrittura, pur possedendo la natura divina, non pensò di valersi della sua eguaglianza con Dio, ma preferì annientare se stesso, prendendo la natura di schiavo e diventando simile agli uomini, e quindi ha umiliato il suo corpo. Ecco perché Gesù dice: il Padre è più grande di me. Ma quando dice Gesù queste parole, Gesù era uomo, cioè Gesù dice queste parole mentre lui si trovava nello stato di uomo, che si era, come dice la scrittura di Filippesi capitolo 2, versetto 6, Gesù si era spogliato della sua uguaglianza con Dio, e mentre che Gesù era uomo, la scrittura dice anche che Gesù Cristo si ritrovava ad essere addirittura anche inferiore persino agli angeli. Lo leggo dalla traduzione del Nuovo Mondo, questo passo, Ebrei, per esempio, nel capitolo 1 vi faccio questo piccolo esempio tra parentesi, apro questa parentesi. Qui leggiamo: perciò è diventato superiore agli angeli. Ecco che Gesù Cristo è diventato superiore agli angeli. Qui viene usata la parola kreiton. Qui non viene usata la parola meizon, come nel caso di Giovanni capitolo 14 versetto 28, dove abbiamo letto prima, Gesù dice: il Padre è meizon di me, cioè è maggiore di me o più grande di me. Lì Gesù dice queste parole appunto per indicare uno stato inferiore, non una qualità inferiore. Mentre qui invece, riguarda Gesù Cristo che dice che è superiore agli angeli, qui viene usata la parola kreiton, cioè Gesù Cristo è di qualità superiore. Non, qua non si sta parlando di meizon, cioè di stato superiore agli angeli, ma Gesù Cristo è di qualità superiore agli angeli, appunto perché Gesù Cristo è Dio. Nel capitolo 2 di Ebrei leggiamo nel versetto 7: lo faceste di poco inferiore agli angeli. Questo lo faceste di poco inferiore agli angeli. Qui non sta parlando del fatto che Dio abbia creato Gesù inferiore agli angeli, altrimenti questo significherebbe che Gesù sarebbe stato sempre inferiore agli angeli. E no, questo non lo vuole dire la scrittura. Infatti questo ci viene spiegato nel versetto 9, sempre del capitolo 2 di Ebrei. Tuttavia vediamo che Gesù, che era stato fatto di poco inferiore agli angeli, vedete, Gesù Cristo quindi è stato fatto di poco inferiore agli angeli, quando Gesù è stato fatto inferiore agli angeli. L'abbiamo letto prima. E lo rileggiamo. Filippesi capitolo 2, versetto 5 e 6. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che erano in Cristo Gesù. Egli, pur possedendo la natura divina, non pensò di valersi della sua uguaglianza con Dio, ma preferì annientare se stesso, prendendo la natura di schiavo e diventando simile agli uomini. E dopo che ebbe rivestito la natura umana, umiliò se stesso ancora di più, facendosi obbediente fino alla morte, anzi fino alla morte di croce. Quindi è stato Gesù stesso a spogliarsi della sua uguaglianza con Dio ed è diventato così di stato inferiore al Padre e di stato inferiore agli angeli, ma non come qualità. Come stato, mentre che Gesù era uomo, perché dice la scrittura, Gesù era stato fatto di poco inferiore agli angeli, mentre che Gesù era uomo, era di stato inferiore al Padre e inferiore anche agli angeli. Ecco perché Gesù dice: il Padre è maggiore di me. Cioè, il Padre non voleva dire a Gesù che era superiore a lui. Cioè, come stato, mentre che Gesù si trovava nella forma umana, come uomo, Gesù
Gesù era di stato inferiore al Padre, ma era di stato anche inferiore agli angeli, tanto che aveva bisogno di pregare il Padre, aveva bisogno, a volte fu confortato dagli angeli, perché appunto Gesù era uomo. Questo è quello che voleva dire Gesù in Giovanni capitolo 14, versetto 28. Quindi Gesù non stava dicendo che lui non era Dio, perché abbiamo visto con le scritture che Gesù Cristo invece è Dio onnipotente. Bene, vi saluto e ci risentiamo, se Dio vuole, per altri video. Il Signore vi possa benedire.